tutti amici di Miss Montecatini, siamo qua al Palaterme con la prima partita di campionato. La nostra squadra sta giocando contro il Legnano, una squadra molto complicata sulla base della formazione, tant'è che il punteggio durante l'intervallo è a 47-34 per il Legnano, quindi insomma confidiamo in un buon debutto, ma soprattutto con la voglia di continuare a lottare per sperare in una buona partita. Senti, ti vogliamo chiedere, com'è stato vincere al Palaterme? È stata un'emozione incredibile, soprattutto per me che era la prima volta. Peccato per l'inizio, ma abbiamo avuto una reazione che è tanta roba, siamo veramente contentissimi. Ma cosa è cambiato dal primo al secondo tempo? Ci siamo caricati a vicenda, ci ha caricato il coach, ci siamo uniti come squadra e soprattutto abbiamo difeso molto più forte. Speriamo che appunto continui tutto questo e ti ringraziamo. Grazie mille a voi. Come avete vissuto la vittoria dagli spalti? Il delirio, era la prima di campionato, la volevamo vincere, è iniziata un po' malino, però poi alla fine soddisfazione enorme. Meno male direi. E secondo te cosa ne pensi in generale della partita? Spettacolare, quello che ci aspettavamo, ha visto partiti piano come un diesel e poi dopo spaccato. Che fa? Esatto. L'abbiamo riportato a casa e quindi... Siamo contenti di questo. E le prossime? Uguali a questa, uguali. Speriamo veramente, ti ringraziamo, grazie mille. Ciao, ciao. Anche con lui, con un tifoso appunto della Gema, ti chiede... Alejandro Melocchi. Ok, dillo al microfono. Alejandro Melocchi. Ti chiedo...
per tre quarti camucca, vai. Ti chiedo, com'è andata la partita, cosa ne pensi? È andata all'inizio, ho fatto i bagni, poi siamo crollati per tre quarti camucca, cotto, abbiamo un po' recuperato con le bombe da 3D Cavallo Mancantini. E poi ci hanno messo bravi ragazzi, ci hanno messo molto impegno. È la prima partita, il campionato è molto duro, tosto quest'anno, e porca giama, riusciremo a vincere. E i ragazzi, si vede la mano di Marco Del Re, anche Legnano è una squadra tosta, ha combattuto tra il coltello, tra i denti, e hanno un allenatore fiacca che viene da Vigevano. Aspetto perché lo conosco fiacca a tempi di Legnano, cioè l'ho visto, vabbè. E per le prossime partite cosa speri? Per ora chi va a Cantantimo, però bisogna vedere cosa chi fa. Cavallo Mantentini grande con le bombe da tre, vieni Cavallo. Eccomi, grazie mille, ma perché mi ha tirato a me in ballo? Perché? Ma cosa devo dire? Di qualcosa, ti hanno intervistato. Dai, dimmi. Ti chiediamo, cosa è cambiato dal primo al secondo tempo? Dal primo al secondo tempo secondo me è semplice, ci siamo... Oddio, non c'ho più voce. Ci siamo uniti di più come squadra, come abbiamo sempre fatto del resto in queste settimane di preparazione, e le cose sono venute da sole poi. E cosa speri per le prossime partite? La prossima o le prossime? A Cantantimo! Io spero di vincerle tutte, quindi sai, non è che si gioca per perdere. Comunque l'importante è uscire dal campo avendo dato tutto quello che avevamo. Poi per il resto, anche se perdiamo ci dispiace, perché ovviamente è normale, però non abbiamo da recriminare niente. Ma pensavate di vincere? Una domanda io dopo. Con compagni nuovi come chi hai trovato? Con compagni nuovi? Nuovi qui della mi trovo sempre bene con tutti. Mielo. Quello è l'importante. E che cosa avete detto? Oddio. A cosa? Vi aspettavate? Sì. Ovviamente sì, ora lo posso dire. Bravi, concordo. Grazie mille, vi ringraziamo. Bene, siamo qui per chiedere a Marco che cosa è successo all'interno dello spogliatoio. Cioè, hai picchiato i giocatori, non c'hai capito. No, anche perché non sarei rimasto vivo, quindi non lo potevo fare. Però ho detto solo che probabilmente avevamo avuto paura nei primi 20 minuti di giocare in casa la prima, un po' d'emozione, gruppo nuovo. È stato, diciamo, poi un crescendo con la voce, però mi sembra che... secondo tempo siamo andati meglio. Ma te l'aspettavi la vittoria della tua squadra? Io sperare ci spero sempre, allenare l'alleno per quello. Sono stati bravissimi, perché dopo 47 punti concessi il primo tempo ne abbiamo concessi 24 il secondo. A una squadra forte come Legnano penso che la differenza l'abbia fatta la nostra difesa al secondo tempo. Ma te la senti di nominare qualche singolo? Lui, l'ho portato apposta, è stato decisivo perché ha detto stampa che vincevamo la partita. Complimenti alla nuova Miss Gemma, perché ti trovo preparata e sei sul pezzo, bravo. Grazie mille. Senti, ma qual è stato, insomma, il motivo di questo cambiamento dal primo tempo al secondo tempo? Si può dire tirare un po' fuori le palle? Sì. L'ho già detto, quindi quello, fondamentalmente quello, aver meno paura. Eravamo probabilmente timorosi della prima partita in casa, l'esordio contro una squadra forte, diciamo che un po' ci poteva stare. Ora spero non succeda più. Esatto, ti ringraziamo, vi ringraziamo e alla prossima, ciao.